Oggi niente intro piccolina, ma partiamo subito. Quindi buongiorno a tutti, bentornati nella mia galassia. Io sono Shark e oggi parliamo di un piccolo trucco, o meglio, dei piccoli trucchi che si possono fare e da utilizzare in New World. Prima però iscrivetevi al canale, perché sennò vi vengo a trovare nel server e buona fortuna a voi, anche se in realtà gioco praticamente solo PvE, è una minaccia falsa, ma prendetela come minaccia. E ricordatevi anche di iscrivervi sia al gruppo Facebook che al Discord di New World Italia. Li troverete qua sotto nella descrizione e iniziamo subito. Oggi parliamo di che cosa farmare a inizio gioco, perché tutti devono comunque passarci, perché ricordo sempre che il PvP non esiste senza il PvE, ma il PvE esiste senza il PvP. Quindi in un modo o nell'altro voi dovrete passare a fare un po' di scorta di materiali, che siano iron, che siano canapa, perché sono i materiali base con cui si inizia realmente il gioco. E quindi le quattro città principali di spawn hanno chiaramente i loro spawn accanto. Quindi li andiamo a vedere, anche perché le mappe interattive che trovate in giro sono puntualmente sbagliate. Qualcuno dice che c'è l'iron, qualcuno dice che c'è la canapa, qualcuno dice che c'è sto cazzo, e in realtà non c'è niente. Ci andate lì e non trovate nulla. Quindi io mi sono dato la briga di andare in tutte e quattro le città. In realtà io le ho girate perché giocando le ho girate, poi sono un gator incallito, e mi sono fatto i miei spot, che adesso vi rivelerò. Ovviamente sono gli spot accanto alle città, proprio fuori dalle loro mura. Non vi rivelerò gli altri spot perché A, potete utilizzare le mappe interattive, e B, dovete utilizzare più mappe interattive per arrivare ad avere la ragione su quel punto di interesse. Quindi quello che vi consiglio io è cercatele su Google. C'è anche sul sito di New World Italia, c'è veramente su New World Fun, New World Map, ce ne sono veramente tante. Io ne uso tre, e se una delle tre mi dice che lì non c'è lo spot, è probabile che lì non ci sia. Se tutte e tre mi danno lo spot di una cosa in un determinato punto, è molto probabile che quello spot ci sia. Quindi dovete mettervi lì un attimo, oppure passarci due o tre volte e inserirvelo nel vostro cervellettino, nella vostra memoria, e niente, sapete che una volta che c'è, è lì sempre. Quindi andiamole subito a vedere. Iniziamo con, come potete vedere dalla mappettina che io sto usando, newworldmap.com. Ci sono due spot. Iniziamo con Calata Eterna, che è la mia città preferita. Due spottini proprio a nord di Calata Eterna, dove ci sono i lupi. Ci sono anche due spottini di iron, uno sopra e uno sotto, ma non sono quelli fondamentali. Mentre per quanto riguarda gli altri spot, molto più imponenti e importanti, sono a sud della città. Quindi dovrete uscire a sud e troverete un vastissimo campo di canapa e un vastissimo campo di iron, come potete vedere dalle immagini. Poi parliamo di Promontorio del Monarca, altra città che io adoro. Ha uno spot veramente enorme di canapa e di iron soprattutto, ma qui troverete anche lupi, ovviamente per fare pelli, silver all'interno della tana dei lupi e logging tutt'attorno, quindi potete fare piante tutt'attorno. È un'ottima, ottima, ottima città di partenza. Devo dire che io sono partito da qua in questa beta e mi ci sono trovato benissimo. Non l'avevo esplorata nell'alfa, e devo dire che dopo Monarca mi sono fiondato a Calata Eterna, perché sono proprio una accanto all'altra, e devo dire che in entrambe le città si farma veramente molto bene. Siamo a Sopravvento. In realtà Sopravvento ha la fortuna di avere nello stesso territorio il pescatore, che è praticamente dove si va a fare la quest principale. E ragazzi, quello è lo spot bonus in cui di fianco al pescatore ci sono solo campi sterminati di canapa. Quindi se proprio dovete farla, vi piazzate lì e continuate a girare come un idiota raccogliendo canapa per ore e ore della vostra vita. Comunque, fuori dalla città, proprio a ovest, quindi voi uscite a ovest, troverete sia la canapa che l'iron in un girettino abbastanza stupido. Non è lungo ed è anche abbastanza frequentato, però è lo spot più vicino alla città, quindi se siete di livello basso e non avete lo sbattimento e vi serve tutta sta roba, sicuramente questo è uno spot utile. In realtà Sopravvento ha anche uno degli spot più grossi di iron, ma è da tutt'altra parte ed è un po' di livello leggermente più alto per andarla a recuperare. Quindi usate questi spot che vedete in questo momento e che state guardando anche nel video. Esistono, ci sono, li ho provati e quindi funziona tutto. Ultima ma non ultima città è Prima Luce. Prima Luce non mi è mai piaciuta come città, però lo spot dell'iron è veramente figo, perché troverete anche il salnitro all'interno della Grotta dei Lupi, che vedete sulla sinistra dello schermo nella mappettina. E bisognerà, per fare l'iron, invece salire al di fuori della tana dei lupi, quindi dovrete salire sulla montagna.
Una volta scesi dalla montagna, in pratica potrete anche andare a fare il giro per quanto riguarda la canapa. È tutto uno di vicino all'altro, in pratica dovete girare in tondo attorno al lago. Non è una cosa difficile, Prima Luce ha degli ottimi spot, devo dire, e anche questa è una buona città di partenza, anche se a me personalmente non piace. Quindi credo di avervi detto tutto, io veramente mi sono andato a vedere tutte le città, tutti gli spot se erano reali, quindi sì, tutti quelli che vi ho detto sono reali. Quando inizierete il 31 agosto la release, se per caso non avete ancora scoperto le città di partenza o comunque è la prima volta che giocate a New World, potrete utilizzare questo video e segnarvi magari sulle mappe interattive dove andare a pescare iron e canapa, che vi posso garantire di nuovo che vi servirà moltissimo. Bene, con questo è tutto, noi ci rivediamo con il prossimo videino e GG a tutti quanti.